La sicurezza dei bambini rom non può passare per una loro schedatura per il rilevamento delle impronte digitali. Sarebbe auspicabile che il ministro Roberto Maroni ritirasse quello che allo stato attuale dei fatti altro non può che apparire come un provvedimento razzista. È la richiesta che parte da Bologna con una lunga lista di nomi: parlamentari, politici locali e rappresentanti della società civile bolognese, sindacati, associazioni ma anche religiosi. Giovanni De Rose, presidente dell'ARCI, Mattia Fontanella, fondatore del Comitato delle Memorie, e Roberto Morgantini, dell'Ufficio Stranieri della CGIL, l'11 luglio 2008 hanno organizzato un appuntamento in Piazza Maggiore destinato alla raccolta delle impronte digitali di tutti coloro che hanno voluto manifestare la propria perplessità circa l'ordinanza che prevede l'identificazione e il censimento dei bambini e delle bambine presenti nei campi nomadi attraverso la rilevazione delle impronte digitali. Usando le parole della Fondazione Migrantes, si assiste di giorno in giorno nei confronti di immigrati rom al paventare di provvedimenti restrittivi e discriminatori che prima ancora di essere attuati destano allarme e agitazione sociale. Si continua ad annunciare lo smantellamento dei campi nomadi senza indicare sotto quale tetto essi possano sopravvivere. Si vogliono compromettere di fatto le vie di accesso a chi chiede asilo o protezione umanitaria. Si preannuncia prelievo delle impronte digitali ai bambini rom. Tutto questo non significa smorzare le paure e dare tranquillità alla nostra gente, ma porre le premesse per riesumare una specie di xenofobia o peggio di discriminazione razziale, di cui anche in Italia si è fatta amara esperienza. Perché le impronte digitali vengono prelevate soltanto ai minori di questa minuscola etnia rom? Quando proprio in questi mesi si è spesso informati di bande minorili italiane che scorazzano per le vie e per i parchi delle nostre città. Come affermato dalla Convenzione ONU per i diritti del fanciullo dell'89 e dalla Carta di Nizza, i diritti di tutti i bambini devono essere fondati sulla base della loro presenza in un paese, indipendentemente dalla loro origine. Il provvedimento ordinato dal ministro Maroni viola ogni diritto di uguaglianza dei bambini e degli adolescenti e introduce una grave discriminazione basata unicamente sull'etnia e sull'identità culturale. È un censimento razzista. Ne può far riferimento alle norme dell'Unione Europea per l'ingresso degli extracomunitari, visto che quella rom è una delle principali minoranze etniche dell'Unione Europea e in gran parte sono cittadini comunitari. È un atto culturalmente e socialmente grave ed è una misura del tutto inutile per garantire la sicurezza. Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia che li ami, ad una scuola in grado di dar loro educazione e formazione, alla vita e al lavoro. Non è possibile giustificare l'azione del governo con l'intento di proteggere i minori da episodi di sfruttamento. La cura dell'infanzia nel nostro paese, in ogni comune, provincia o regione, deve essere congiunta ad un'attenta e concreta cura dell'infanzia che non ha cittadinanza.